Intanto ringrazio Guido Chiesa che ha accettato il nostro invito, è venuto da Roma. Roma non è vicinissima, ha molte cose da fare. Lo ringrazio per il suo lavoro e per aver accettato il nostro invito. È un regista che lavora da molto tempo, che ha avuto piemontese d'origine, come ha ricordato Anna Anselmi su Libertà stamattina, riportando alcune sue osservazioni. Fulminato dalla lettura di Fornaglio sin da ragazzo, ma poi se vorrà ce lo racconterà lui, che ha fatto sia cortometraggi, sia lavorato per la TV, sia film, come si dice, di fiction. Quello che a noi ha colpito è un permanente interesse, già dal primo film del 91, per l'esperienza partigiana e per le langhe in particolare, e dentro l'esperienza partigiana e langhe in particolare per Fenoglio. Credo che è doveroso ricordare che Guido Chiesa è stato regista del Partigiano Johnny, che è un film del 2000. La nostra scelta su questo film documentario, ho scoperto che giornalisticamente si dice anche docufilm, ma non lo sapevo. Ma mi sono trattenuto dall'usare questa espressione un po' intimidatoria, docufilm. A noi sembrava che mettere lì un po' di materiale, come quello che si vede in questo film, insomma, un po' di immagini, un po' di atmosfere, un po' di langhe, un po' di facce, fosse il modo migliore, diciamo, per aprire una discussione su Fenoglio che vogliamo fare adesso e che vogliamo continuare martedì prossimo. Quindi non aggiungerei molto altro se non che Fenoglio, beh, Fenoglio è l'effigiato 2013 di Città Comune. Noi tutti gli anni facciamo una tessera associativa che è, diciamo, la nostra principale fonte di finanziamento. Fenoglio va a far compagnia a Elsa Morante, a Piero e Ada Gobetti, a Orwell, a Simone Weil, a Gramsci, cioè figure tra loro molto diverse, ma che hanno anche qualcosa in comune, insomma, per esempio di essere stati tutti piuttosto eretici in qualche modo rispetto a certi contesti. A noi interessava quest'anno ricordare due cose sostanzialmente, vabbè, il 50° della morte precoce di questo straordinario personaggio, insomma, di questo scrittore anti-accademico e anti-società letteraria, quant'altri mai, così legato all'esperienza della Resistenza e d'altra parte con questa insopprimibile vocazione alla scrittura, così autentica e così slegata da altro tipo di sollecitazioni. E d'altra parte ci interessava anche ricordare il 70°, insomma, del momento della scelta, insomma, dell'8 settembre del 43, dell'inizio della Resistenza. Io non la faccio molto lunga, non ho chiarissimo come cominciare. Con noi ci sono Guido Chiesa e Piergiorgio Bellocchio. Io comincerei chiedendo a Guido come è nato il suo interesse per Fenoglio, cioè la più banale delle domande, e se continua, e se gli piace l'idea che qualcuno in una delle tante importanti città dell'importante provincia italiana, lo dico non ironicamente, in un bel teatro come questo si prende la briga di ricordare Fenoglio, insomma, che ci fa bene. Buonasera. Piacerebbe anche se poi dopo faceste voi anche delle domande, perché diventa più così anche più puntuale rispondere a delle sollecitazioni vostre invece di sentire il sottoscritto che parla. Per quanto riguarda la domanda che mi ha posto Gianni, diciamo che ci sono alcuni fatti concomitanti. Un primo banale biografico: una parte della mia famiglia viene dalle Langhe, e quindi, essendo che Fenoglio è uno dei pochi scrittori piemontesi di narrativa, così veniva considerato una lettura obbligata, se vogliamo, non ce n'erano molti altri. C'è una ragione
biografica però più generazionale che è legata al fatto che facevo parte di quella piccola parte della mia generazione che era molto vociosa, come si faceva sentire, ma era piccola, che è cresciuta nell'adolescenza e negli anni successivi, avendo la Resistenza come un mito fondatore. Questo mito fondatore era giustificato, parlo degli anni 70, i primi anni 70, dall'idea che prima o poi si sarebbero dovute riprendere le armi, rifare la scelta, negli anni delle stragi, dei tentati golpe. Io mi ricordo che nel 75 avevo 16 anni e andai con un amico, compagno di scuola, che aveva un nome quanto mai nordico, Alfredo Marzano. Andammo a fare esercitazioni partigiane in montagna e sostanzialmente ci rotolavamo giù per i prati di montagna. E a un certo punto lui, esasperato, si volta verso me e dice: "Io la prossima volta la resistenza la faccio al mare." Detto questo, era un clima. La resistenza la si vedeva veramente come qualcosa di, come che ci sarebbe toccato prima o poi rifare e che era l'esempio, il modello da seguire. E quindi questa iniziale attenzione verso il fenomeno nasce in questo contesto. Dopodiché c'è un primo fatto importante che nel 1978 io inizio l'università e io abitavo in un piccolo paese in provincia di Torino, dove c'era un unico, beh, che era già tanto, un unico professore universitario che insegnava all'università proveniente da questo paese. Per cui i pochi cambianesi, Cambiano si chiama questo paese, i pochi cambianesi che facevano l'università lettere e filosofia dovevano dare un esame con questo professore per forza di cose, che si chiamava Angelo Iacomuzzi, scomparso ormai da una ventina d'anni. E il primo esame che diede all'università con Angelo Iacomuzzi fu Fenoglio e Leopardi. E devo dire fu un'esperienza molto importante, cioè un antidoto a una certa retorica, a una certa quale anche celebrazione monolitica della resistenza, che mi è servito molto negli anni, cioè questo mito fondatore subito mi è un po' sgretolato e mi si è aperta invece una lettura più complessa, se vogliamo anche più profonda, meno sicuramente legata all'idea che appunto la resistenza fosse solamente una cosa, fosse una cosa molto ideologica, che fosse una cosa esclusivamente positiva. Era una lettura molto più complessa. Chi legge i suoi romanzi e racconti invece ha una profondità totalmente diversa che non c'era in altri romanzi e non c'era in una certa storiografia o in una certa celebrazione che andava per la maggiore in quegli anni. Questo ovviamente è stato un lascito profondo perché quando poi ho incominciato a pensare di fare i primi film, io nel frattempo, oltre agli esami universitari, ho letto sempre Fenoglio con enorme piacere. Quando ho cominciato a pensare di fare i miei primi film, subito mi è venuto in mente di fare qualcosa di Fenoglio. Mi ci sono voluti quasi 20 anni per poi farlo il film, che era appunto Il Paradiso di una Johnny. E una questione privata è un documentario che è una tappa importante in questo percorso di avvicinamento a realizzare Il Partigiano Johnny. Perché noi con un produttore, che poi era il produttore che ha prodotto questo documentario, abbiamo provato ad avere i diritti del Partigiano Johnny, era il 1996, e l'agente di Fenoglio ci chiese una cifra mostruosa, che era sostanzialmente un modo per dire no, non potete farlo. E allora io rilanciai dicendo: perché non facciamo un documentario, un film sulla vita di Fenoglio, uno sceneggiato TV sulla vita di Fenoglio? Questo produttore disse: ok, gli feci presente però che non esisteva una biografia scientifica accurata sulla vita di Fenoglio.
Ed ecco perché nacque il documentario. Sostanzialmente con un gruppo di amici incominciamo ad andare a intervistare, subito già filmandoli, tutte le persone che potevamo immaginare conoscevano Fenoglio, altri ce li indicarono, la parte dei partigiani li scoprimmo, nessuno prima si era mai preso la briga di verificare se c'era ancora qualcuno che lo conosceva. Scoprimmo un sacco di cose che sono nel documentario. Prima fra tutti, banale, che la coincidenza fra quello che scrive Fenoglio, non c'è una coincidenza fra la sua biografia e ciò che Fenoglio scrive nei suoi romanzi. Jolly non è Fenoglio, Milton non è Fenoglio. Ci sono alcuni aspetti della sua vita, alcuni episodi che lui ha romanzato, ha trasformato, li ha mischiati con altri. È una base di esperienza su cui lui ha costruito, ma non ha vissuto tutte queste cose. Adesso risentivo la sua epigrafe. Ho fatto meglio questo che quello, questo è lo scrittore, meglio che quello il partigiano, perché lui lo sapeva che non era stato quel grande partigiano che invece uno poteva desumere dai suoi romanzi. Curiosamente, tra l'altro, come forse avete capito dal racconto, la parte che lui sicuramente ha più fatto della Resistenza è stato gli ultimi mesi con gli inglesi e lui non l'ha mai raccontato in nessun romanzo, tranne in quel originale Partigiano Johnny scritto in inglese, che lui poi ha abbandonato, ha buttato via, non gliene fregava niente raccontare quello che lui ha vissuto, perché gli episodi che lo avevano più colpito lui forse non li aveva mai vissuti, come questa battaglia di Valdivilla che c'è 10 volte raccontata, probabilmente lui non c'era, ma chi se ne frega. Questa è una prima cosa. La seconda cosa che il documentario invece aprì fu la strada a un rapporto personale con Margherita Fenoglio, la figlia di Fenoglio, in parte anche con la moglie, però era la figlia soprattutto, la quale colse la buona fede nostra nel volersi avvicinare a questo romanzo, ci spiegò che quella cifra così mostruosa che era stata chiesta in prima battuta era proprio per farci desistere, non fidandosi di noi. Vedendo il documentario, il fratello, la moglie e soprattutto la figlia invece diedero l'ok, quindi questo documentario comunque è stato utile a permettere la realizzazione del film, nonché a farmi capire molte cose di quel romanzo e dell'esperienza che Fenoglio aveva raccontato in quel Grazie Guido. Grazie.